Eccoci rientrati in diretta, siete su TCB Show, il nostro show bisettimanale in cui parliamo di radio e di sport. Prima di presentarvi il nostro primo ospite di questa puntata, gli facciamo una mezza carambata facendo ascoltare un piccolo contributo audio. Silvia, ma non c'è più? No, sì, no. Ancora, ma finiamo così? No, non finiamo così, okay. Dobbiamo salutare tutti gli amici che hanno collaborato a questa trasmissione: Sergio Ciani, Danilo Ambra, Luciano Pecoraro, Stefano Silvestri, Roberto Speranza, indispensabile come un turbo, Luca Trentin, Vincenzo Vitale, Mario Conti, Andrea Russo, da Silvio Martinello, Antonello Brughini, Manuel Codignoni e di Emanuele Dotto l'augurio di una buona serata, e fatemi dire qualcosa, se no magari mi commuovo. Questa che ho tentato di fare è stata l'ultima radiocronaca dopo 39 anni e mezzo di Rai. Grazie a tutti, particolarmente a Roberto Bortoluzzi, Marco Martegani, Cesare Viazzi, Ezio Luzzi, Massimo De Luca e Riccardo Curti. Un po' di emozione, ma ci può stare, va? Fai emozionare. Qua abbiamo fatto una carambata un po' troppo forte, però intanto salutiamo e diamo benvenuti in trasmissione a Silvio Martinello. Buongiorno Silvio. Buongiorno a voi e grazie anche per aver questa carambata, è un ricordo piacevolissimo, sì, davvero. Da lì proprio vorrei cominciare. Noi ti conosciamo in radio da bravi ascoltatori solo dall'ultimo Giro d'Italia. L'Italia che poi si è caratterizzato per l'ultimo giro raccontato da Emanuele Dotto, che poi è andato in pensione. Innanzitutto, che l'impressione che abbiamo avuto dall'esterno è di una coppia veramente molto molto affiatata, un team molto affiatato, pur essendo la vostra prima esperienza. Non so se vi conoscevate, ma questa è la prima domanda: che esperienza è stata e come questa alchimia, che poi si è sviluppata nei social attraverso la piccola rubrica della pagina Facebook di Radio 1 Sport, si è creata e si è cementata? Ma allora, con Emanuele ci conosciamo da tanti anni, chiaramente, anche se non avevamo mai lavorato insieme. Abbiamo lavorato insieme in occasione del Giro d'Italia 2019, ma questo feeling e questa, diciamo così, particolare intesa che si è creata, per quanto mi riguarda, lavorando con un professionista di tale caratura, è stata una cosa molto semplice. Credo, mi auguro che anche da parte sua sia stata per questa ragione. Insomma, entrambi eravamo consapevoli di quali erano i nostri ambiti, i nostri spazi, e abbiamo provato a realizzare un prodotto che, insieme anche a tutti gli altri giornalisti e collaboratori che hanno lavorato al programma, insomma, mi sembra sia venuta decisamente bene. Sì, l'impressione è stata per l'appunto questo. Tu sei forse il primo caso di ospite che abbiamo che può descriverci, e questa è una domanda che molti ascoltatori ci hanno chiesto poi quando l'abbiamo pensata, la differenza che c'è nella possibilità di raccontare il giro, il ciclismo alla radio. Tu l'hai raccontato anche alla TV in altri ambiti. L'impressione che abbiamo sempre quando raccontiamo queste storie è che in radio tu abbia l'obbligo di far capire a una persona che non guarda quello che sta succedendo. Dal punto di vista narrativo cosa cambia secondo te? Allora, sì, questa che hai sottolineato è sicuramente la prima differenza che si coglie, nel senso che quando sei in televisione quello che stai raccontando lo sta vedendo anche chi è a casa, chiaramente. Questo in radio non succede. In radio devi cercare di, perlomeno questo mi è stato detto e questo io, per quanto riguarda il mio ambito, ho cercato di fare, di trasmettere quello che stai vedendo a chi sta solo ascoltando. Quindi anche provare a trasmettere delle emozioni che, se vogliamo, è più facile trasmettere in radio piuttosto che in televisione, perché insomma in radio chi ascolta non sta vedendo cosa sta succedendo. Le altre differenze beh, insomma, sono abbastanza evidenti. La narrativa in una trasmissione radiofonica deve essere molto più snella, molto più, diciamo, anche perché i tempi sono completamente diversi. La trasmissione era impostata: noi trasmettavamo in diretta gli ultimi 7-8 chilometri e poi circa un quarto d'ora con l'ausilio dello studio nel dopo tappa per i vari approfondimenti e discussioni, cosa ben diversa da quello che accade in televisione, dove ormai le dirette sono praticamente integrali, quindi c'è
una narrativa in televisione più discorsiva. Insomma, diciamo che in radio io mi sono trovato, diciamo così, a non avere la necessità di preparare tantissimo materiale come quello che invece avevo l'obbligo di preparare quando mi apprestavo a commentare una tappa del Giro d'Italia in televisione, perché i tempi anche per entrare in argomenti che esulano dalla pura cronaca non esistono. Devi concentrarti su quella e devi cercare, diciamo così, di trasmettere anche emotivamente anche le emozioni che tu, grazie a un monitor che hai di fronte, stai vedendo, ma chi ti ascolta invece no. Ok, hai sintetizzato correttamente tutto questo. Un'altra impressione che abbiamo e di cui parliamo spesso è che poi tu sei entrato all'interno di una squadra di cui facevano parte Manuel Codignoni e Antonello Brughini, particolarmente affiatata. L'impressione che si ha nel ciclismo, forse un po' più della TV, non voglio fare polemica, è solo un dato di fatto, certo, da ascoltatore, certo, è che sia proprio un team molto affiatato, che si capisce ormai se non a segni quasi, e l'impressione di quel video che abbiamo fatto, di quell'audio che abbiamo fatto sentire all'inizio, ne è un po' la sintesi, tanto che in quell'occasione era tornato anche colui per cui tu facevi le veci, cioè il commentatore tecnico che fino all'anno scorso seguiva il Giro, Massimo Ghirotto, sì, in splendida forma. Sì, ma io, insomma, sono entrato in questa squadra, sono stato contattato nel momento in cui Massimo Ghirotto, per problemi di natura personale, non poteva garantire la propria presenza al Giro d'Italia del 2019, tornerà a tutti gli effetti a ricoprire il suo ruolo nel 2020. Quindi sono stato contattato nel momento in cui mi accingevo appunto a partecipare al lavoro che c'era da fare. L'ho fatto in punta di piedi, nel senso, insomma, io ho cercato di capire quali fossero i meccanismi prima di tutto, e ho cercato anche di entrare immediatamente in sintonia con chi già di questa squadra faceva parte, e che, insomma, anche loro, sia Manuel Codignoni sia Antonello Brughini, conosco da tempo, e conosco anche la particolare professionalità. Quindi, insomma, sta nel nuovo che arriva a cercare di adattarsi alle situazioni che già esistono e provare a dare il proprio contributo, come ho provato a fare io con molta umiltà, e cercando appunto di calarmi nella parte e di cercare di capirne i meccanismi nel minor tempo possibile. Tra l'altro, colgo l'occasione, perché da me è molto apprezzata e da molti ascoltatori anche l'idea di mettere le webcam sulle moto, altro tocco secondo me di classe, sì, non indifferente. Sì, è stata insomma un'idea di chi si occupa dal punto di vista tecnico delle trasmissioni, e direi che in molti l'hanno apprezzata. Se ho sentito commenti molto positivi anche in tal senso. Ti chiedo solo un'ultima cosa di radio prima di passare a parlare di ciclismo. Ovviamente il Giro d'Italia in radio vuol dire i nomi della storia del giornalismo, vuol dire Ciotti, vuol dire Ameri, vuol dire Ferretti, vuol dire forse ancora più del calcio la prima vera grande trasmissione e produzione in diretta della radio. Hai l'impressione che ci sia un amore incondizionato della radio per il ciclismo, anche vista la copertura che comunque Radio Rai dà a tutti gli eventi ciclistici mondiali? Sì, direi di sì, è un'impressione che ho anch'io, c'è un amore particolare, un feeling particolare, senza dubbio. I grandi nomi dei giornalisti radiofonici che hai citato, per arrivare agli ultimi, Giovanni Scalamuzzino ed Emanuele Dotto, naturalmente, sono grandissimi professionisti. Io alcuni di loro ho avuto la possibilità di conoscerli da vicino, Scalamuzzino, Dotto, ma anche Ferretti, per esempio, e devo dire che si accingevano e si approcciavano all'evento Giro d'Italia con grande passione, oltre che con grande professionalità, perché poi i prodotti riescono bene se alla professionalità tu ci aggiungi anche quell'amore incondizionato per ciò che stai commentando. E siccome i grandi giornalisti sportivi sono anche e soprattutto dei grandi appassionati di sport, questo credo emerga nel momento in cui stai lì attentamente ad ascoltarli. Grandissimi professionisti che hanno fatto grande anche la radio Rai soprattutto.
Concordo. Passando velocemente a parlare di ciclismo, di solito alla fine dell'anno si fa un po' il bilancio della stagione. Una stagione che per quanto riguarda i grandi giri ha presentato, vabbè, poi al netto di quanto è successo al Tour, delle novità non indifferenti. Italia in chiaro scuro nelle grandi corse e con quell'occasione persa ai mondiali per veramente pochissimo. Che stagione è stata secondo te quella che ci lasciamo alle spalle? Ma è stata una stagione buona, non certamente eccezionale, ma comunque una stagione buona. Direi che ci sono alcuni che hanno sicuramente del rammarico. Faccio due nomi: Trentin, che l'hai già citato, per come insomma è andata. È andato il mondiale quando insomma c'erano ormai buone, già si stava pregustando ormai la gioia di avere nuovamente un campione del mondo in Italia. E poi direi che un rammarico grande lo avrà sicuramente anche Vincenzo Nibali, perché il suo secondo posto al Giro d'Italia, senza nulla togliere all'ecuadoriano Carapaz, poteva essere, se si fosse gestito facendo leva sulla sua grande esperienza e non fosse caduto magari nei trabocchetti che gli ha lungo la strada preparato Roglic, probabilmente Vincenzo Nibali sarebbe qui a festeggiare il suo terzo Giro d'Italia. Invece le cose non sono andate così, tutto sommato rimane una stagione comunque buona, ampiamente sufficiente. Non dimenticherei la conferma di Elia Viviani, che oltre al titolo europeo si è confermato in questa stagione come uno dei velocisti più forti del mondo, sicuramente il più importante che abbiamo nel ciclismo nazionale. Vincenzo Nibali continua ad essere una garanzia, la crescita di Matteo Trentin e la speranza che Fabio Aru possa tornare ai suoi livelli di un paio di stagioni fa. Nel frattempo, ecco, un altro invece che non può avere e pensare che il 2019 sia stata una stagione positiva è sicuramente Gianni Moscon, che necessita anche lui di un riscatto, e speriamo che il 2020 possa essere la stagione del riscatto per lui. A proposito di 2020, ti faccio un nome e una riflessione. Innanzitutto, di tutte le riviste di ciclismo e non parlano di questo Mathieu van der Poel, che ha da poco vinto tra l'altro l'europeo di ciclocross. Potrebbe essere secondo te il nuovo crack del ciclismo mondiale? E in questo ciclismo l'Italia che figura ha? Perché fa impressione come la patria del ciclismo, o una delle patrie del ciclismo, sia senza, adesso non so se sia cambiate le cose, ma sia senza un team ufficiale del gruppo del vecchio World Tour. Sì, beh, questo è un problema serio, che è un po' la cifra delle difficoltà che il nostro movimento sta affrontando ad alto livello, ma sono difficoltà che partono da lontano, purtroppo, da quando anche politicamente non siamo stati in grado di fare la nostra parte, quando sono cambiate in modo radicale le regole a livello internazionale. Politicamente non, l'Italia non era presente, e se lo era non lo era con quello spessore che invece avrebbe dovuto avere. Ma al di là di queste considerazioni, stiamo vivendo un ricambio generazionale veramente molto interessante, che ci fa pensare che ci potranno essere veramente delle annate molto spettacolari sotto questo punto di vista. Tu hai fatto il nome di Mathieu van der Poel, che è solo uno dei tanti che sono attesi ormai alla completa maturazione, perché anche il giovane belga Evenepoel, Wout van Aert, altro belga, Julien Alaphilippe, che è ormai una presenza costante e ha 27 anni, quindi insomma non lo si può certamente considerare vecchio. Peter Sagan, che è sicuramente un elemento che da tanti anni, da tante stagioni è sulla breccia, ma che è ancora giovane, e mi auguro che ritrovi anche quella fame, che quell'appetito dei primi anni da professionista, che insomma probabilmente ha un po' perso nelle ultime stagioni. E noi purtroppo in questo blocco di grandi fuoriclasse che si stanno affacciando sulla scena internazionale, alcuni di loro, la Felipe Sagan chiaramente già lo sono, non abbiamo un elemento nel nostro ciclismo che sembra essere all'altezza di questi grandi nomi, e anche qui sarebbe lunghissimo cercare di capirne le motivazioni, fermo restando che i fuoriclasse di questo lignaggio non ne crescono e non ne nascono tutti gli anni.
Però insomma noi abbiamo delle problematiche anche sul come abbiamo gestito la nostra attività giovanile negli ultimi decenni, e chiaramente con il tempo anche ad alto livello i problemi vengono a galla. Insomma, non è, i problemi del movimento professionistico non sono una novità per chi, diciamo, ha seguito l'andamento anche del ciclismo giovanile negli ultimi decenni. Bisognava attenderseli e sono arrivati, quindi dobbiamo ora cercare di, non senza sofferenze, di cercare di riprendere la retta via e di ritornare ad occupare il ruolo che un paese ciclisticamente importante come il nostro merita in un, nel contesto internazionale. Se secondo me la parte del ciclismo su strada patisce i problemi di cui ci parlavi tu, possiamo dire invece che il ciclismo su pista, di cui ti ricordo grandissimo fautore negli anni di Sydney 2000, abbia riscoperto una nuova giovinezza dopo essere appunto tra il 96, tra Atlanta 96 e Sydney 2000 aver toccato forse anche dal punto di vista olimpico il top, essere caduto un po' in un dimenticatoio e essere rinato partendo ad esempio dal nome di Viviani, ma non solo, concordi? Sì, concordo, stiamo qui vivendo un momento abbastanza felice, anche se guardiamo le cose con attenzione, ci sono anche lì dei problemi che vengono un po', diciamo così, messi sotto il tappeto approfittando dei numeri che i nostri ragazzi, le Viviani e Filippo Ganna, per citare due nomi che sono i due portabandiera del nostro movimento in questa fase, sono due autentici fuoriclasse nelle loro specialità, e insieme agli altri ragazzi che in campo maschile Marco Villa, in campo femminile Lino Salvoldi sono riusciti a coinvolgere, ci stanno comunque regalando momenti di grande intensità, e anche in chiave olimpica, siamo a pochi mesi delle Olimpiadi, con speranze veramente concrete di ritornare a ad avere dei risultati a livello olimpico veramente molto interessanti. Però anche qui ci sono delle difficoltà, perché manca un calendario, manca dell'attività, molti, non abbiamo una pista coperta, come ben sai ci sono problemi sia a Montichiari sia con il nuovo velodromo di Treviso, che è stato, i lavori sono stati bloccati. Ecco, nonostante tutte queste difficoltà, nonostante tutto ciò, abbiamo comunque un movimento che ad alto livello ci sta regalando delle soddisfazioni. Ma dietro a questo gruppo importante, pensiamo all'ambito maschile, che è quello insomma che magari verso il quale ci sono maggiori attenzioni, dietro a questo gruppo non stiamo lavorando per garantirci un ricambio, ma non perché manca la volontà di farlo da parte dei tecnici in questione, Marco Villa soprattutto, ma perché purtroppo non esistono gli strumenti per poter lavorare, anche volendo coinvolgere dei giovani nell'attività su pista, dove li portiamo? Pensiamo per esempio qui a Padova, abbiamo avuto un velodromo, il glorioso velodromo Monti, che è stato ristrutturato male, ora c'è una causa in corso perché i lavori non sono stati fatti a norma e quindi non ha ricevuto l'omologazione, e nel 2019 è rimasto chiuso. Quindi anche nella nostra provincia, nella nostra regione, abbiamo delle difficoltà a far fare attività ai nostri giovani, quindi non stiamo lavorando per garantire al gruppo che ora è capitanato e condotto da Filippo Ganna ed Elia Viviani il necessario ricambio per poterci garantire, quando loro decideranno di intraprendere altre strade, e prima o poi capiterà probabilmente dopo i Giochi Olimpici di Tokyo, quella continuità che invece un movimento come il nostro dovrebbe essere in grado di garantirsi. Ultima domanda breve, non so attualmente quali siano gli impegni di Silvio Martinello, anzi glieli chiediamo, ma ti è mai balenata, se non penso che tu l'abbia già fatto, e a livello di nazionali abbia anche già avuto una selettività, hai mai pensato all'idea di, o ti è mai stato proposto di salire in ammiraglia e magari seguire un team professionistico? Magari lo fai già, io non lo so, e quindi ho fatto una domanda. Non fa parte delle cose che faccio, nessuno me l'ha mai proposto, però devo dire, sai, che il mio percorso, io ho corso fino al 2003. A febbraio 2003 ho attaccato per l'ultima volta un numero sulla schiena. A marzo del 2003 ho iniziato la mia collaborazione con Rai Sport, che si è interrotta a gennaio del 2019. Quindi non ho mai, dal punto di vista, diciamo così, anche personale, approfondito questo aspetto. Mi sono limitato a di commentare
e qualche volta a criticare, sulla base della mia esperienza personale, le scelte degli altri, che è molto più semplice chiaramente che farle in prima persona, ma comunque sempre con spirito costruttivo e naturalmente senza mai mancare di rispetto a nessuno. Però no, non mi è mai capitato, e credo che ormai sia tardi, perché anche il ruolo di direttore sportivo, al di là dell'esperienza che ognuno di noi può avere più o meno vissuto, è un lavoro a tutti gli sotto tutti i punti di vista, che necessita di una formazione continua, che io ho interrotto nel momento in cui ho smesso di correre, intraprendendo altre strade. Ho capito. Spero di avere altre occasioni di altro genere per rimanere nell'ambiente, insomma, mi auguro di poterle avere. Allora io ti candido ufficialmente, se Davide Cassani mai deciderà di appendere la radiolina al chiodo, come si dice in questi casi, magari per la nazionale. Io ti ringrazio tantissimo, sono abbastanza convinto che radiofonicamente ti sentiremo ancora, sia su Radio 1 che magari anche ogni tanto qui da noi. Intanto ti auguriamo una buona continuazione di giornata. Grazie mille, buona continuazione a voi, buon lavoro. Sono le 20.